diretta impostazione, l'onorevole Cioffi del Movimento 5 Stelle. Certo, ovviamente beh, avrà tante cose certamente da dirci, tante cose da raccontarci. Ecco, lo sta arrivando. Allora lo aspettiamo volentieri. Buonasera, Monica, anche perché il Movimento 5 Stelle, lo sappiamo, è stato il movimento che aveva stoppato quell'emendamento. Poi bisognerà capire anche poi nel merito se questo emendamento, diciamo, è un bene o un male per il Paese. Certo c'è la bufera politica. A voi. Guarda, io chiederei anche a Guido, se per favore è possibile contemporaneamente in diretta, lo facciamo in diretta, non c'è nessun problema, mettere un auricolare all'onorevole Cioffi, così è in grado anche di sentire quello che viene detto in studio e può parlare direttamente con Francesco Vecchi, che è in conduzione da Milano. Comunque il Movimento 5 Stelle sta per presentare una mozione di sfiducia in Senato. Beh, assolutamente sì, insomma, questo è uno dei casi che fa parte di tutto quello che avviene purtroppo spesso e quotidianamente. Si fanno veramente gli interessi sempre dei forti, sempre a discapito poi dei cittadini, e questo non è che l'ennesimo esempio di quello che avviene. Quindi chiedere la mozione di sfiducia di questo governo, che non fa altro che concentrare su di sé tutti i poteri per poter decidere le sorti del Paese senza contemperare gli interessi reali delle persone, è il minimo di fargli una mozione di sfiducia per dire che veramente è un andare a casa. Allora Cioffi, tra l'altro in queste intercettazioni si parla ovviamente di questo emendamento che era stato bocciato nello Sviluppa Italia, che poi è stato reinserito invece nella legge di stabilità. Lei si era accorto di tutto, perché a quanto pare adesso sta circolando un video in cui lei dice proprio: ma questo emendamento, insomma, che cosa nasconde, giusto? Sì, in verità questo emendamento fu, diciamo, il figlio di un primo blitz che andò male, perché già fu provato a inserirlo alla Camera nello Sblocca Italia, ed è un emendamento a firma della Vicari, che all'epoca era sottosegretario allo sviluppo industriale, attualmente sta alle infrastrutture, però questo primo blitz gli andò male. Fu provato un secondo blitz durante la stabilità e questo blitz invece andò bene. Però ovviamente noi attenzionavamo in maniera forte quello che stava accadendo e quindi non abbiamo fatto altro che ribadirlo in aula. Era un emendamento pro domo di qualcuno, e questo poi è risultato evidente. Dicemmo anche che di queste cose se ne doveva occupare la magistratura, e la magistratura ha fatto il suo corso e siamo arrivati alla conclusione. Noi quello che facciamo costantemente è cercare di controllare in maniera dettagliata quello che fa il governo, e spesso il governo fa queste cose. Allora, siccome poi gli emendamenti vengono firmati da il governo, ma nello specifico la firma è del ministro Boschi, forse è il caso che il governo, di cui la ministra Boschi è un esponente particolarmente importante, si prenda le sue responsabilità, e quindi se fanno gli interessi delle lobby petrolifere è meglio che se ne vadano a casa. D'altronde quello che sta avvenendo sul tema del referendum è assolutamente evidente. Ma è un caso secondo lei che queste intercettazioni siano fatte circolare proprio adesso, a 15 giorni dal referendum? È un caso oppure no? Io non so se è un caso, è un'evidenza però, quindi mi atterrei ai fatti. E i fatti sono semplicemente che il governo cerca di aiutare le lobby petrolifere, e questo è un punto molto grave. D'altra parte, se ci sono esponenti della maggioranza, del governo, che dicono di astenersi, anche questo non si può fare. Abbiamo presentato una denuncia in procura riguardo a questo tema, perché è vietato da una legge dire di non andare a votare o di astenersi. Allora, questo sistema è un sistema molto ben strutturato per fare i favori a qualcuno, e siccome questi qualcuno sono coloro che hanno molti soldi e hanno quindi molto potere, questo governo di chi è servo? È servo del popolo, cioè serve il popolo, serve i cittadini, o serve le lobby forti? Cioffi, non c'è bisogno di parlare delle banche, naturalmente, quando parliamo della Boschi parliamo del caso Etruria, ma è una costante ripetuta. Cioffi, e questo è quello che noi dobbiamo posso farle una domanda da adesso da andiamo studio. A votare per il referendum, votiamo convintamente sì e diamo un calcio nel sedere a questo governo. Riesce a sentire Francesco Vecchi? No, ci sono dei problemi, allora, con l'auricolare, sì, non riesce sì, a sentire. Sì, Monica, perché giustamente se aveva notato un emendamento strano che poteva essere a favore di interessi particolari, ci aiuti a capire perché quella tempa rossa, quel provvedimento era sbagliato per il Paese? Cioè, cos'è che non andava nello sfruttamento del petrolio in Basilicata, se c'è, se può produrre ricchezza, se può produrre posti di lavoro? Cioè, cos'è che non va?
Allora, mi chiede Francesco Vecchi da studio, che cosa c'è che non va in questa attività, come dire, di Total in Basilicata, in particolare di Tempa Rossa? Insomma, che cosa c'è di illecito, che cosa c'è di sbagliato in questa attività appunto di estrazione di idrocarburi? Beh, prima di tutto si è sbagliato proprio il concetto di estrazione di idrocarburi, perché è molto interessante capire di cosa stiamo parlando. Noi estraiamo una quantità di idrocarburi che è praticamente residua rispetto alla quantità di petrolio di cui ha bisogno il Paese. Oltretutto sappiamo bene che il petrolio che viene estratto è molto ricco di zolfo e quindi un petrolio particolarmente brutto. Noi invece, una parte di questo petrolio oltretutto è destinato alle esportazioni. Allora, noi non facciamo realmente l'interesse nazionale, perché per fare veramente l'interesse nazionale abbiamo bisogno di un'altra cosa. Abbiamo bisogno che l'Italia possa diventare quanto più possibile autonoma, e questo lo facciamo solo con le energie rinnovabili. È un concetto di fondo. Al netto di questo, quando si rendono strategiche determinate opere che riguardano lobby petrolifere, stiamo sottraendo a una sorta di controllo importante. Allora, perché rendiamo strategiche queste cose e non altre? Perché rendiamo strategico la reazione di un oleodotto? Parliamo di questo. Ecco, qui abbiamo una foto, facciamo capire che cos'è Tempa Rossa e che cos'è diciamo l'oleodotto che deve arrivare nel porto di Taranto. Parliamo di questa roba qua. E quando parliamo di questa roba qua ci rendiamo conto di quanto il governo tende a favorire queste lobby. Oltretutto la Total è francese. Prego. Oltretutto la Total, se la vogliamo dire tutta, è francese. Cosa sta facendo Bolloré su Telecom? Qual è il gioco che si fa su Telecom? Qual è l'interesse pubblico? Comunque in ballo ci sarebbero anche tanti posti di lavoro, insomma, si parla di tante imprese che... E più, Monica, sono 50.000 barili, non proprio pochi, non sono pochi. Se vogliamo mettere i posti di lavoro in gioco, noi siamo ovviamente completamente favorevoli non a tenere i posti di lavoro, ma ad aumentare i posti di lavoro. E i posti di lavoro che vengono prodotti a parità di unità di reddito e quindi a parità di unità di spesa con le fonti rinnovabili e con l'efficienza energetica rispetto a quello che viene fatto col petrolio sono infinitamente di più. Quindi è una presa in giro questa che ci viene detto. E poi comunque anche la quantità di petrolio che viene estratto lì non sarebbe insomma una quantità, come dire, irrisoria, mentre invece sarebbero diversi quintali insomma di gas e di petrolio che verrebbero estratti. Se volete vi faccio vedere i dati del MISE, però non voglio fare il professore che si mette a spiegare i dati. La quantità di petrolio che viene estratta in Italia è una quantità piccola rispetto alla quantità di petrolio usata in tutto il sistema Italia. Quindi noi dobbiamo capire veramente di cosa stiamo parlando. Noi vogliamo far ripartire l'Italia? Bene, ripartiamo da quello che abbiamo. Cosa abbiamo? Abbiamo sole, abbiamo vento, abbiamo molta intelligenza. Mettiamo tutto questo al sistema di una trasformazione di questo paese, una trasformazione energetica, una trasformazione industriale, e iniziamo a usare quello che abbiamo. Il petrolio che abbiamo è poco ed è di scadente qualità, questo lo dobbiamo capire. Cioè, chi dice che comunque per portare a regime un sistema di energia pulita, di energia rinnovabili, ci vuole comunque molto tempo, una questione che non si risolve così da un giorno ad un altro, ma ci vuole strategia, pianificazione, molto tempo, insomma. Lei ha detto una cosa molto interessante, ci vuole strategia e pianificazione. Questo governo non ha alcuna pianificazione, non ha alcuna strategia di trasformazione del Paese, cosa che noi abbiamo, l'abbiamo detta in tutte le salse, la continuiamo a dire, abbiamo una chiara strategia di quello che deve essere l'Italia e di quello che deve fare l'Italia per ritornare a essere un Paese autorevole. Grazie. Francesco, purtroppo, ecco,